Le pietre vengono riutilizzate, la pulitura attraverso questa macchina che ha un abrasivo incollato sotto e porta via i residui del lavoro precedente. Le pietre sono di quattro qualità. La gialla, questa qui, la bianca, la grigia e la grigio-azzurra. Adesso risciacquiamo bene. Vedete che è andato via tutto il lavoro precedente. Ora si prende della polvere di carborundum, che è una limatura di ferro, e si cosparge tutto sulla superficie. Poi si prende un mulinello dove sotto c'è stata incollata una lastra di vetro. Perché? Perché siccome il vetro è molto forte, molto più duro della pietra, l'incisione che andrà a fare ogni granellino per ottenere la porosità della pietra sarà più profonda nella pietra. Quindi, facendo un movimento rotatorio sempre dallo stesso verso, si deve andare a granire uniformemente tutta la superficie.
Adesso bisogna asciugare perfettamente la pietra perché l'inchiostro grasso deve aderire alla perfezione e non deve esserci residui di umidità. Vedete che l'umidità viene smitta completamente dalla fiamma. Ok, procediamo fiammando la pietra. Pietra. Facciamo una soluzione di acido gommosa mettendo gomma arabica e acido nitrico al 3%. Dopo aver fiammato la pietra, mettiamo il talco, ci diamo un po' di più. Sì. Domani alla stampa. Perfetto. Abbiamo messo la pietra sotto preparazione, una preparazione acido gommosa composta da gomma arabica e acido nitrico diluito al 3%. E la soluzione acido gommosa ha riposato una notte sopra la pietra, così si è trasformata la pietra da carbonato di calcio in nitrato di calcio. Ora mettiamo acqua, frizioniamo leggermente fino a togliere tutta la soluzione. Vedremo che la pietra tornerà al suo colore originale e non questo giallastro che è stato dato dalla gomma arabica. La gomma arabica sarà un elemento che tornerà in futuro perché appunto è una gomma, una resina che protegge la pietra dagli agenti atmosferici, perché la pietra è in fase di stampa e in fase di preparazione deve essere o sotto gomma arabica appunto oppure bagnata da una spugna. E la tiro. Si deve creare proprio un velo, una piccola pellicola. Thank you.
Allora, se prepariamo la stampa, mettiamo trementina, e togliamo solo il nero fumo della pietra, facendo una leggera frizione. Il disegno scompare. La lito fine è un primo inchiostro, protegge il segno dall'acqua, quindi va su tutta la pietra, andando a ingrassare i miei segni. Infatti il disegno sta raffiorando. Andiamo con l'acqua pulita. L'acqua e l'inchiostro del rullo si respingono, perciò il rullo sporca solo le parti disegnate. Intercalo, timpano, sarà sempre più chiara. Sono questo qui che è più piccolo di quell'altro, non è che sia chiaro, non è una questione di chiaro scuro. Ah, pensavo che fosse questione di tonalità, invece no, di segno. No, se poi tiri via che diventa bianco così. Sì, va bene, ok. Fammi vedere. Allora.